Abbiamo salvato 5 ospedali, previsto 250 posti letto in più per un investimento complessivo di mezzo miliardo di euro. Questi sono solo alcuni dei punti del nuovo piano ospedaliero illustrati dal governatore della regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una conferenza stampa. Una vera e propria pioggia di finanziamenti, così come asserito dallo stesso governatore. Siamo riusciti ad avere altri 100 milioni di euro per migliorare e potenziare gli ospedali di tutta la provincia. Da Scafati a Cava, Nocera, Pagani, Vallo della Lucania, Polla, tutta la rete ospedaliera che abbiamo. Allora, stiamo facendo uno sforzo gigantesco per tutelare gli interessi legittimi del nostro territorio. Nello specifico, il nuovo piano ospedaliero prevede il potenziamento del servizio psichiatrico dell'ospedale di Polla e di Nocera Inferiore per un importo pari a 1,5 milioni di euro. E ancora investimenti con POR pari a 19 milioni di euro, dei quali oltre 4 milioni saranno suddivisi tra Polla e altri presidi ospedalieri salernitani. Grazie poi ad interventi finanziati con risorse dell'ex articolo 20 legge 6, nelle strutture ospedaliere salernitane saranno disponibili 31 milioni di euro così ripartiti: 2 milioni e 6 per il miglioramento dei flussi al Ruggi d'Aragona e 8 milioni per il suo adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a norma, 2 milioni di euro per l'adeguamento funzionale dell'ospedale di Oliveto Citra, 5 milioni per quello di Vallo della Lucania, 3 milioni e mezzo per Battipaglia, 7 milioni per Nocera Inferiore, 1 milione per l'adeguamento di Rocca d'Aspide e 2 milioni di euro per quello di Eboli.